Ecco ragazzi, siamo arrivati credo proprio all'ultimo episodio, ragazzi, sì, credo proprio all'ultimo episodio di questa fantastica serie. Ultimi allenamenti, giusto per veramente, ragazzi, rimembrare un po' tutto. E mi dispiace un botto, ragazzi, finire questa serie, ma è durata troppo, è durata più di un anno. Cioè, una cosa impressionante. Poi quest'ultimo periodo ho perso anche un po' di voglia, sono sincero, perché chiaramente più vai avanti e più le cose diventano monotone. E niente, ci giocheremo il tutto per tutto in campionato, ma soprattutto ci giocheremo la finale di FA Cup, ragazzi. Quindi faccio vedere un attimo com'è il calendario, anche perché mi organizzo. Bene, le ultime tre partite, quindi possiamo far giocare, sì, la squadra titolare, magari non oggi. E poi niente, si va direttamente a giocarci la finalissima di FA Cup contro gli Hammers. Eccoci qui ragazzi al Turf Moor contro il Burnley. E va bene ragazzi. Partita complicata. Perché comunque sia una squadra ostica, il Burnley in casa, bisogna dirlo. Sono quelle squadre molto fisiche che la metteranno soprattutto sul piano appunto fisico, palle lunghe, cross e via dicendo, insomma. Ma vabbè, noi abbiamo il nostro gioco e non ho mai avuto problemi a esprimerlo. Vi fanno vedere i giocatori a tenere d'occhio, Cosgrove e Martinelli, 20 presenze in campionato, 6 gol per lui, pochini, pochini, molto pochi, c'è da dire che 20 presenze non sono tutte da titolare, anzi. Brozovic vuole in G. G la ridà Brozovic, ma bravo Brozovic, palla buona per Kulusevski. Kulusevski il sinistro, mamma mia che gol! Grandissimo gol di Kulusevski, ragazzi. Grandissimo gol di Kulusevski, Dejan Kulusevski, che segna ed esulta così. Delirio il nostro settore, perché veramente un bel gol. Qui bella palla di Brozovic. Kulusevski finta a rientrare di sinistro sul palo, sul secondo palo. Proprio un gol bellissimo, proprio un collo pieno perfetto. Palla, tac, che prende anche il palo. Conclusione perfetta. Si dispera allora allenatore. Primo gol, ma come prima? Ah, beh, in campionato il primo, poi ha segnato nelle coppe, lui è vero. Nelle troppe coppe che abbiamo fatto quest'anno. La Rosa. Bravo qui Musonda. Prende campo Musonda ancora. Un'azione caparbia. Musonda! Un gol meraviglioso, un'azione tutta sua. Ricordiamo nessuno che riesce a contrastarle e poi con un collo pieno la butta dentro. Gran collo pieno. Gol di Musonda, raga, 2-0. Terzo gol in campionato, finalmente, cioè finalmente. Poca roba, pochi gol quest'anno per Musonda. Sa vedrà. Guarda buona, Cosgrove. A largo per Unai. Cross! Gie! Chiude i conti, ragazzi. Chiude i conti il Salford, 0-3 al Turf Moor. Non me lo sarei aspettato, sinceramente. Buono il cross di Unai, il portiere non esce. Colpe grandi su questo gol. E lì, sinceramente, penso che l'avrei buttata dentro anch'io sta palla. Il gol di Clinton Gie, che sigla il suo secondo gol in campionato. Mamma mia. No, lì, ma perché? Brozovic su Francis. Francis in mezzo, c'è la buona lettura. E qui è fuori gioco, peccato, peccato fuori gioco di Cosgrove. No! Cosgrove! Tutto solo! Non era fuori gioco, ragazzi, non lo era. C'è gloria anche per Cosgrove. 0-4, abbiamo asfaltato
come si deve il Barley. C'è gloria anche per Cosgrove che dà davanti la porta, non è di certo un tipo che sbaglia. Settimo gol in campionato per Cosgrove in 21 presenze. La media gol 0-3 praticamente. Segna un gol ogni 3 partite. Cross in mezzo, attenzione, Cosgrove rovesciata! E finisce qui ragazzi, 4-0 Selford, abbiamo ucciso il Burnley, 0-4, grandissima prestazione oggi. Niente, Liverpool in qualche modo è riuscito a tornare 4 punti in più. Partita contro l'Arsenal. Raga, ancora abbiamo 2 partite, sono 6 punti e ancora non siamo automaticamente in Champions League, per quanto possa interessarmi ormai. Eccoci qui, ragazzi. C'è da dire che quest'oggi stiamo contro una formazione molto forte. C'è da dire che è ancora tutto aperto questo campionato, seppur la sconfitta oggi, una nostra sconfitta, un nostro pareggio regalerebbe, anzi, no, dipende tutto da Liverpool ragazzi ormai, perché sono a 4 punti, gli basterebbe pareggiare oggi, praticamente sì. Perché se pareggiano e no, no, devono, se vincono oggi ragazzi sono automaticamente campioni d'Inghilterra. Anche quest'anno aggiungerei niente. Noi purtroppo abbiamo perso punti, ragazzi, nelle partite nodo della stagione. Abbiamo perso contro il Bournemouth ultimamente, abbiamo perso contro il City. E insomma, abbiamo perso qualche partita che non dovevamo perdere. Purtroppo non siamo pronti. Questa squadra, purtroppo, ragazzi, dopo 5 anni di mia gestione, non è pronta per vincere un campionato. Non ha purtroppo ancora la fisionomia adatta per poter vincere. Non manca molto perché. Non manca molto, è chiaro. Però manca qualcosina. Non è detto che si vada a vincere così facilmente. Attenzione qui, Jesus Ferreira subito a giro traversa illegale di Jesus. C'è Jesus. Jesus vorrebbe un movimento che non viene però. Cross in mezzo di testa, rete! C'è il gol, non so perché non si è visto il gol. Mi sa che ho skippato così velocemente che non si è visto. Ricordiamo, non si è capito un cazzo, mi sa autogol. Credo che sia autogol, ragazzi. Vediamo. Clamoroso autogol, tipo la prende di petto e con la mano. Portiere clamorosamente spinge, ma non riesce a evitare il gol. Molto fortunato qui il nostro gol. Quindi c'è autogol di Jimenez. Gol molto fortuito, però capita anche questo, ragazzi, nel calcio. Attenzione, Bakary, pallavola per Kane, che si gira in un fazzolettino Kane. 2-0 raga, partita credo in cassaforte a sto punto. Bravissimo Bakary. Palla che viene giocata, oh, qui di sinistro. Firma il cartellino Harry Kane. Questo sinistro che si va a infilare sull'angolino. 23 gol in campionato, ragazzi. Mamma mia, una media spettacolare. In due hanno segnato veramente 45 gol, ragazzi. 45 gol. L'espulsione di Musso è partita grazie a lui. E raga, non c'è più tempo. 2-0 per il Selford. Altro clean sheet. E va bene. Niente, ragazzi, il campionato è finito. Vediamo se arrivano notizie ecco, dalla Premier League, vediamo. No. Vediamo. No, non c'è. C'è notizia, c'è traccia. Vabbè, il campionato finisce questo match che non giocherò. E niente.
Mi dispiace troppo che finisca così, ragazzi. Il Wolverhampton è una buona squadra, ma vabbè, non la giocherò sta partita. Vabbè ragazzi, ultima partita la andrò a simulare. Contro Wolverhampton, che l'ha persa tutta. No, vabbè, l'ha persa le ultime due, ma ci sta. Pareggiamo 1-1 ragazzi, col gol di Ngie. Termina qui la nostra ultima stagione con il Telford. Termina con questa simulazione, ragazzi, capirete tutti i motivi. Questo campionato è stato il miglior campionato che penso che abbia mai fatto. In Premier League, e ve lo faccio vedere visto che chiaramente non me lo fa più vedere. Eccolo qui, siamo arrivati terzi ragazzi. Il Chelsea ci ha fatto un punto in più, ma era inutile quel punto. Cioè, oddio, era utile se avessi fatto un'altra stagione di FIFA, ma di FIFA 20, ma non la faccio, quindi è chiaro che soltanto una statistica in più, ragazzi. Noi chiudiamo con 90 gol fatti, secondo miglior attacco. E con 43 gol subiti, che sono tanti, 43 gol, cioè oddio, neanche tantissimi alla fine, perché ci siamo rifatti le ultime partite. Però chiudiamo con una difesa da settimo, ottavo posto. Sì, settimo. La facciamo ottavo posto. E abbiamo preso qualche gol di troppo, perché ci è costato. Comunque ragazzi, 38 partite, 28 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. È stato un campionato strepitoso, abbiamo veramente lottato fino alla fine praticamente. Chi è che è retrocesso? Alla fine sono retrocessi il Fulham, anzi lo Stoke City, Fulham e Burnley. Leeds si è salvato. E va bene. C'è poco da dire ragazzi, è stato un gran campionato. Mi dispiace di non aver potuto vincere la Premier League, che non l'ho mai vinta. Non l'ho mai vinta e credo che col prossimo FIFA ragazzi sarà quello l'obiettivo, vincere il campionato. Comunque, bando alle ciance, vediamo che c'è il premio torneo, sarà una bordata di soldi infatti, 173 milioni di euro. No, vabbè. Abbiamo l'ultima partita, ragazzi. Vabbè, nostre finanze. Ah, non ci sono andati di poco. 225 milioni, era scritto 300. Vabbè, ma di poco, non di tantissimo. Cioè, il valore del club, ragazzi, è lievitato a 957 milioni di euro. Proiezioni 1 miliardo e 6. Sarebbe fantastico ragionare. Comunque, ragazzi, l'ultima partita di FIFA 20 è questa. È la partita contro il West Ham United. La finale di FA Cup. La nostra ultima opportunità di vincere un trofeo importantissimo. Forse il trofeo più importante dopo il campionato, chiaramente, che c'è in Inghilterra ed è contro gli West Ham in FA Cup. Facciamo la nostra conferenza stampa. Okay, welcome. Teo ha dimostrato di essere in forma ultimamente. Giocherà titolare oggi? Assolutamente sì. Intanto ormai siamo al nostro fine. Come pensi di gestire la fatica accumulata in queste partite? Beh, qui e non vorranno lasciarti sfuggire la coppa. Daranno tutto in campo. Prima di equivalersi, almeno sulla carta, come approccerete a questo match? Ma come al solito, direi. Chiaramente. That's all we have time for today. Thank you. E
va bene ragazzi, avremo anche una divisa speciale per questa partita. La società ci ha dato una nuova divisa che ora vi farò vedere. Ecco ragazzi, questa è la divisa per quest'ultima nostra partita, che è un po' anche per noi più che altro, per omaggiare il nostro lavoro, visto che, come ben sapete, i dirigenti, fra cui Gary Neville, Giggs e Scholes e via dicendo, hanno deciso di non riconfermarci per la prossima stagione. Credono che il nostro ciclo sia finito, perché comunque se abbiamo portato ai vertici della Premier League, ai vertici anche cioè ai vertici della Champions, no, cioè diciamo dell'Europa, e proprio loro vogliono questo salto di qualità ulteriore e pensano che io non sia in grado di offrirglielo, e questo mi pare chiaro. E quindi hanno deciso di finire qui il nostro contratto, di terminarlo qui, di non rinnovarcelo. E va bene così, ragazzi, noi va bene così. Formazione top, meglio non potevo schierare. Si va a giocare al Wembley Stadium, ragazzi, l'ultima partita con il Salford City. Mi piange il cuore. Ragazzi, eccoci qui, un po' di palleggi, giocatori molto tesi, molto chiaramente concentrati. Qui invece i giocatori del West Ham che si stanno giocando una finale. Non mi aspettavo che arrivassero loro in finale, devo essere sincero. Ragazzi, eccoci qui, Wembley Stadium, ormai stiamo alle fasi finali, le battute finali di questa splendida serie, di questo campionato. E io sono qui a raccontarvi quest'oggi questa bellissima cornice, eccola qui, la coppa che tanto vorrei alzare insieme ai miei giocatori, spero di farlo. E ragazzi, è una finale, le finali sappiamo tutti che sono partite a sé. Questo è il nostro cammino, quello è il loro cammino. Entrambi è stato un cammino piuttosto semplice fino alla semifinale, dove entrambi abbiamo incontrato le squadre di Manchester. Ci fanno vedere i giocatori da tenere d'occhio, Kane e anche Pablo Fornals. Insomma, una partita troppo importante per noi. Voglio lasciare il Salford con un altro trofeo, oltre a quello dell'anno scorso, della Carabao. È l'occasione giusta per farlo, è un'occasione per me unica. È l'occasione per salutare in modo impeccabile i tifosi in primis, i giocatori, la società, la dirigenza e via dicendo. Ecco, mi dispiace lasciare tanti giocatori tipo Jesus Ferreira, Kane, Renato Sanchez, che oggi purtroppo non potrà esserci. Insomma, mi dispiace per tanti motivi lasciare questa serie. È stata una serie che mi ha dato tanto. È stata una serie stupenda, la miglior serie in assoluto che io potessi fare su FIFA fino ad ora. Spero che, ecco, l'anno che verrà sicuramente ci saranno tante novità anche sul piano di come farò la carriera, anche un po' per sbrigarmi, visto che sono in ritardo. E poi si vedrà, questa è la loro formazione, c'è cioè Pellegrini che è l'allenatore. No, comunque riprendendo il discorso di prima, credo che cambierà qualcosa in base comunque sia anche alla squadra che prenderò. Ragazzi, si parte, credo di aver cambiato anche un attimino la telecamera per quest'ultima partita. Si parte intanto, telecamera che ce la fa vedere la tribuna stampa, attenzione, subito una palla in avanti per Musonda. Ecco qui la palla, attenzione. Cross in mezzo di testa, ma no, la liscia, l'ha lisciata clamorosamente. Palla buona, attenzione. Jesus Ferreira, palo! Seconda battuta, rete! Jesus Ferreira, 1-0, dopo neanche 10 minuti di gioco, ragazzi, siamo in vantaggio. Esplode il pubblico di Salford, che è qui allo stadio, che è chiaramente a Salford. Vediamo, grandissima occasione, palo. Siamo stavolta fortunati perché la palla torna al nostro profeta, al giocatore che più ci ha stregato, che più ci ha veramente portate in alto quest'anno, ma soprattutto negli ultimi 4 anni, perché vi ricordo che Jesus Ferreira è stato preso
il secondo anime, League One, ragazzi, venne, diciamo così, presentazione un po' in sordina per lui, ma poi ci ha dimostrato partita dopo partita di essere un talento. Bella qui la palla per un Musonda che mi pare. Attenzione qui, palla buona, Jesus Ferreira. No, chiuso, grandissima chiusura. Bella passiamo in qualche modo il cross. Jesus Ferreira l'ha tolta Kane. C'era Kane che può dargli anche al volo di piede. Insomma. Brozovic, palla buona. Jesus Ferreira, passa! Fuori, non ci credo. Sembrava gol, ragazzi. Sembrava gol, invece no, è larga sta palla, è larga, è larga. Sildero. Aiaiai, attenzione. Metti in mezzo, mettiamo fuori, poi di testa, Non ha preso nessuno, forza che partiamo in contropiede che sono un pochino sbilanciati loro. Bakaric vede Brozovic che allarga a memoria come al solito. Per Musonda. Tei ancora per Musonda. Musonda, finta! Musonda! Musonda! 2-0! Ancora lui! Ancora un infinito Musonda, ragazzi, anche lui un infinito. Ha giocato una marea di partite, è stato sempre all'altezza di quel ruolo. Ha dato sempre tutto per questa squadra. Qui una botta micidiale. Tiro praticamente perfetto. Non ho parole anche per Musonda che sigla il suo secondo gol in FA Cup. Un altro giocatore, ragazzi, che è stato preso. Mi pare alla fine del mercato, del primo anno di Premier League, all'esordio in Premier per il Salford, è stato sicuramente uno dei giocatori più bravi che abbiamo preso. Il momento è veramente monologo Salford. Teio ancora allargare per un Musonda che non è sazio. Musonda vorrebbe calciare, lo fa Murato. Due volte! Ed è Leno che deve metterci una pezza la seconda volta perché il tiro era sul suo palo. Palla perso Kane. Ancora Musonda. Bakaric! Attenzione! Fine primo tempo, ragazzi, un primo tempo impeccabile da parte del Salford. Possiamo che essere soddisfatti. È andata Bakaric che taglia come al solito il campo. E qui se la perde. E attenzione perché ripartono loro, siamo un po' scoperti, siamo anche messi piuttosto male. Chiusura ma con fallo, qui si sì, ha preso un po' tutto. Ci cioè, verrà anche ammonito. Attenzione perché è una bruttissima punizione da qui, al limite dell'area. Credo andrà Lanzini. Non sono riuscito a farlo vedere. Riguardiamo, ecco, lo faccio vedere da qui, è grandissima punizione. Guardate dove l'ha messa. Guardate dove l'ha messa. Si è coordinato in modo stranissimo, ma poi c'è un gol stupendo. Raga, primo tiro in porta per West Ham e gol di Sildero. Non dobbiamo perderci d'animo perché siamo ancora in vantaggio e c'è tutto il match per fare ancora altri gol. Attenzione qui, Teio, Teio, brutto tiro. Prende malissimo Teio. Mukiele. Bakaric. Bakaric, vede Jesus Ferreira. Ferreira.
In mezzo, mamma mia! Rischiano l'autogol. Rischiano di brutto l'autogol. E c'è tanto Sindero. Palla in mezzo per Mbappé. Palla cresta di Kane. Ora Brozovic ancora il cross per Kane, che però è in ritardo. Dobbiamo concludere l'azione perché siamo tutti in attacco. Attenzione. Bello qui, cross. Non ci credo, che culo questi, che culo. Kulusevski. No, brutta palla qua di Kulusevski. Bravo qui. Bakaric. Kulusevski. Palla che passa. Tejo. Tejo. Ma dai, ma che tiro è Tejo? Che tiro di merda di Tejo. Non abbiamo fretta noi. Ok, palla buona per Bakaric. Attenzione, Bakaric. Bakaric rientra. Bakaric in mezzo per Tejo. No, regà, no, no. Così ci famo male, regà. Così ci famo male. Masuaku. Ancora Masuaku. Rasoiata, brutta palla, però Haksabanovic riesce a domesticarla. Richarlison sull'out di destra. Richarlison contro un bambù, indietro per Masuaku. Masuaku. Cross lunghissimo di testa. Nostra. Ragazzi, ultima azione. Palla buona, Kulusevski. Kulusevski. Kulusevski, sinistro, finisce qui però, può esplodere il tifo, il pubblico, il delirio per il Salford, per i tifosi del Salford. Vinciamo 2-1 contro il West Ham United, vinciamo l'FA Cup ragazzi, un trofeo che vale tantissimo qui in Inghilterra, la serve la Coppa Nazionale a cui partecipano tutte le squadre inglesi. E noi siamo i campioni ragazzi, si festeggia e si dice anche addio al Salford, infatti è un po' agrodolce questa vittoria, questa partita, perché sì, sono contento di aver vinto, ma so anche che finisce un ciclo, finisce veramente un altro FIFA, un'altra annata. Eccoci qui, addirittura Kulusevski alza la coppa, può indicare che lui sarà il futuro di questo Salford. Si alza la coppa, ragazzi. Ferrucci non c'è perché sicuramente, cioè io non ci sono perché sicuramente sono stato già contattato da altre squadre. Ho lasciato formalmente lo stadio dopo chiaramente i festeggiamenti e niente. Si va a festeggiare sotto la nostra curva, i più di 30.000 tifosi del Salford accorsi qui al Wembley. Per festeggiare veramente, ragazzi, una vittoria che ha un po' tutto quello di questa splendida carriera che purtroppo si va a concludere qui. Le immagini sono stupende, fuochi d'artificio, oggi il cielo si dipinge di rosso. Eccola qui ragazzi, foto per la coppa. Mamma mia ragazzi, mi sta prendendo tantissimo male perché veramente non giocherò più con loro e la cosa mi rattrista tantissimo, tantissimo. Faremo l'intervista, chiaramente. Eccoci qua, vittoria, campioni. Some questions.
Ancora Silva è stata protagonista di un cammino fantastico, per non parlare del match di oggi contro i West Ham United. Cosa si prova è... deve tanta determinazione e forza. Taglio sta dando seguito al suo ottimo periodo di forma. Come vedete la prestazione oggi? Gran partita. Beh sì, abbiamo un po'... ma no, abbiamo rischiato proprio, no, dai. Cioè, parla chiaro. E va bene ragazzi, anche l'ultima intervista col Selford termina. Raga, finisce qui. È finita anche questa stagione, finisce. Premiato 4 milioni. Ragazzi, mi rattrista tantissimo dirvi che questa serie è finita. Finisce qui, abbiamo raggiunto qualche obiettivo. Quest'anno era quello di provare a vincere, sì, un trofeo Inghilterra, l'FA Cup o il campionato, e ce l'ho fatta. Volevo arrivare fino in fondo in Europa League e non ce l'ho fatta. E quello è il mio più grande rammarico. E però va bene, posso solo che accontentarmi comunque. Eccoci qua. Che spettacolo quest'anno, siamo andati a festeggiare. Io comunque vi faccio vedere come al solito. Anzi, stavolta farò una cosa inedita che non ho mai fatto, ovvero vi farò vedere tutto, anche il mio riepilogo carriera, ragazzi. Eccolo qui, è questo. Questo è il riepilogo di tutte le 6 stagioni con il Selford, da ottobre 2019, ragazzi, a ottobre 2020. Partite giocate, ragazzi, 343 partite, sono una cosa enorme. Vinte 212, quindi circa, aspettate che faccio il calcolo, diviso 343, circa il 61% di vittoria. E il 20% di sconfitte. Gol fatti, ragazzi, 656. Gol subiti 400. Insomma, le mie squadre fanno tanti gol, ma ne prendono anche. Poi vediamo un attimo. Club, chiaramente giocati soltanto uno. Campi di minuti purtroppo 0. Coppa Nazionale Inter però 2, ragazzi. Possiamo annoverare questo nel nostro curriculum. Poi abbiamo miglior vittoria col Fenerbahce 6-0, pensate un po', e peggior sconfitta 6-0 col Luton 4 anni prima. Poi qui va anno per anno, va. Quest'anno, vabbè, sapete tutti com'è andata. Questa è la prima stagione, sapete un po' tutto, sappiamo. No, vabbè, mi preme farvi vedere adesso la rosa. Eccola qui, statistiche della rosa. White, vabbè, ragazzino di 16 anni, anzi che ha fatto 3 presenze, anzi, beato lui a 16 anni. Poi Chouameni, 26 presenze, è riuscito a fare 9 reti inviolate, di cui solo 3 in campionato però. E non so, manco poche alla fine però. McFarlane ne ha fatte 35, ha giocato di più chiaramente. Com'è calato? Cioè veramente McFarlane è calato. Vabbè, comunque, 10... niente, abbiamo fatto 13 clean sheet, ragazzi, in campionato. Come l'anno scorso, mi pare, uguale. Non male, non male. Poi Escobar, che gioco tantissimo, 47 presenze e un gol fatto e 7 assist. Non male, non male. Gran giocatore, è stato un grande acquisto lui. Poi abbiamo Danny Rose, preso un po' per rincalzo, un po' di esperienza, così, via onesta la sua prestazione, la sua presenza qui al Selford. 20 presenze, una rete e 3 assist. Poi abbiamo Mukiele, il pilastro della difesa, l'ha giocate praticamente tutte o quasi. Peccato che neanche un gol è riuscito a fare Mukiele, peccato. Poi abbiamo Stephens, che mi aspettavo un po' di più, invece il giocatore piuttosto lento, ha giocato un po' poco. Però diciamo che loro due se la sono, come potete vedere,
giocata alla pari, 32 presenze e 32 presenze. Mouzon un gol, Stephens 0. Tanganga 21 presenze, ha giocato di meno di tutti, ma un po' quello più scarsetto là dietro, che si è poi cresciuto molto ultimamente e ha giocato poco in generale. Poi abbiamo un Babu, ragazzi, altro gran giocatore, lo svia addirittura svizzero, ma non l'avrei mai detto. 46 presenze e un gol in Europa League, fra l'altro, se ricordate, contro il Fenerbahce. Orain, 33 presenze e 0 gol per lui, vabbè, comunque ha giocato abbastanza. Poi abbiamo Brozovic, 45 presenze per lui, mazza, ha giocato tantissimo lui. E un paio di gol fatti, di cui anche 7 assist. Poi abbiamo Davis, vabbè. Bakaric, 8 gol per lui in 45 partite, il serbo, che è tornato quest'anno al Selford. Buona annata, poteva fare qualche gol in più, ma non male comunque, non male. Teio poi abbiamo, Teio ha fatto 4 gol in 32 partite di Premier League, 49 totali, in presenze chiaramente. Buona, cioè lui è stato un grandissimo acquisto, veramente lui e Renato Sanchez erano devastanti lì a centrocampo. Poi abbiamo Kulusevski. Kulusevski che sarà il futuro di questo Selford, un giocatore che è in crescita e ultimamente stava giocando veramente bene. Molto bene. Poi abbiamo Renato Sanchez, ragazzi, che si ferma con 26 gol fatti, 14 assist in 50 partite, ragazzi. Ha segnato in tutte le competizioni. Due gol nella Coppa Internazionale Europea. In Europa League 5 gol in 9 partite, un assist. In Premier League addirittura 15 gol in 30 partite. Una media mostruosa e più 9 assist. In Carabao Cup 2 gol in 3 partite. In FA Cup uguale. Numeri assurdi per lui, numeri impressionanti. Mai avuto un giocatore così forte in quel ruolo. Veramente, sono riuscito a trovare i giocatori giusti per il mio modulo. Poi abbiamo Roberts che, vabbè, ragazzino, ha giocato pochissimo, mi dispiace, ma lo spazio è quello che è. Poi c'è Musonda, che anche lui ha fatto gli stessi gol di Bakaric in poche meno partite. Non c'è tanto da dire, ho segnato sicuramente in partite pesanti, tipo l'ultima. E per il resto Charlie Musonda è un grande. Si sa, vedrà. Paio di gol fatti in Europa e in Premier League. Ma fra l'altro in una partita sola, e ha giocato poco lui, ma ha giocato poco, però ha solo 20 anni, quindi ci sta. Leko che mi ha fatto girare tanto il cazzo quest'anno perché ha firmato un precontratto a gennaio e non ha fatto una grande stagione rispetto agli altri anni, ha segnato pochissimo, ha fornito anche pochi assist, secondo me 8 sono un po' pochi e via. Poteva fare meglio. Poi c'è Harry Kane, ragazzi, che chiude con 47 gol. Eh sì, 47 presenze, 32 gol per lui. Stagione importante. Ha segnato dappertutto. Ha una buona media sia in Premier League che soprattutto in Europa League, ragazzi. Ha fatto 7 gol in 8 presenze. Più di 12 assist. E poi per finire abbiamo Jesus Ferreira che ha fatto 29, anzi c'è pure Cosgrove e altri. Ferreira che ha fatto 29 gol in 46 partite più 15 assist. Praticamente hanno giocato in simbiosi con Kane, stesse partite in campionato, un gol di differenza, 22 lui 23. E anche lui ha fatto una stagione fenomenale come sempre. Ecco, non raggiunge quota 30, mi dispiace per quello, che era un numero un po' più tondo, ma vabbè, pazienza. Poi veniamo a noi, abbiamo Cosgrove che ha giocato poco quest'anno, anche se poi si è rifatto in campionato, ha fatto comunque sia 21 partite. Diciamo che ecco, in Europa League ha fatto 4 gol e 3 assist, quindi non male come media. In Premier League solo 7 gol in 21 partite.
ed è poco, però ha fatto diversi gol in FA Cup e in Carabao. Molto bene lui, molto molto bene. E per fine, ragazzi, c'è Clinton Gie che è arrivato un po' così per andare a chiudere un buco che c'era lì in difesa, in attacco. E comunque si sì, ha fatto il suo. Ha fatto il suo, ha fatto anche 3 gol in campionato. E ragazzi, io non ho altro da aggiungere. Non ho altro da aggiungere perché. Perché purtroppo, ragazzi, la stagione finisce qui. Io vi saluto e vi dico che ci vediamo presto, perché a breve uscirà una nuova carriera su FIFA 21. Vedremo come e vedremo anche le varie dinamiche, perché sicuramente cambierà qualcosa. Cioè cambieranno alcune cose, anzi. Dipende anche con che squadra la farò, in che campionato si trova e anche altre cose. Quindi niente ragazzi, io vi saluto e ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao Selfort.